leggi non devono essere comprensibili dai cittadini, devono essere efficaci. Ecco, non so se ci rendiamo conto con che gente abbiamo a che fare. Non l'hanno capito neanche loro che cosa hanno scritto. Hanno scritto 47 articoli che sono un gioco dell'oca di azzeccagarbugli che vogliono dire una sola cosa alla fine. Un uomo solo è al comando. E allora chi difende la democrazia? Chi percorre le strade della democrazia? Chi percorre invece le strade dell'autoritarismo? Chi rifiuta l'idea di un uomo solo al comando? O chi invece dice in nome dei mercati, della globalizzazione, ce ne vuole un potere più forte per il governo? No! Noi abbiamo una Costituzione fondata sul potere dei cittadini, non del governo, sul potere democratico delle persone, sul Parlamento, sui sindacati, sugli enti locali, su tutto questo che si considera oggi, come dicono le banche, un'inutile cosa superflua, perché bisogna essere veloci. A me questa cosa che è bisogna essere veloci nel fare le leggi mi fa venire in mente quando si diceva che grazie a Mussolini i treni arrivavano tutti in orario. Adesso vogliono le leggi che arrivano in orario. Peccato però che quando si tratta di fare le leggi contro di noi, penso alla legge Fornero, ci hanno messo 17 giorni ad approvarla perché le banche ordinavano. Quando si tratta di fare leggi che mettono in discussione i privilegi della casta, penso quella della diminuzione degli stipendi parlamentari, quella è finita in un binario morto e non ci esce più perché gli stessi partiti di governo non la vogliono. Quindi se noi diamo più potere al governo, diamo più potere a chi oggi governa l'ingiustizia, e noi abbiamo bisogno invece di dare più potere ai cittadini, al popolo, ai lavoratori, perché si tirino su dal mare di sconfitte che hanno subito e perché trovino la strada per riconquistare diritti, potere, dignità. Di questo abbiamo bisogno. Dire no non basta, basta un sì per distruggere la Costituzione, ma non basta un no per difenderla. Per difenderla occorre anche qualcosa in più. In questo noi guardiamo al futuro. Loro vogliono solo ratificare 30 anni di passato. Dobbiamo essere fieri del no e dobbiamo parlare con le persone che votano sì. Dobbiamo spaventarle, dobbiamo dirgli che con loro sì distruggono l'ultimo baluardo che c'è di fronte alla distruzione dei diritti. Perché in una Repubblica dove ormai il lavoro si compra in tabaccheria come due pacchetti di sigarette con i voucher, e io penso che un governo che fa i voucher è un governo che nega i diritti fondamentali della nostra Costituzione. In un paese dove posso comprare i lavoratori in tabaccheria, se resta questa Costituzione, prima o poi, se non abbiamo forza noi con le lotte e con la mobilitazione, come dovremmo averla, prima o poi si trova un giudice che dica: guardate, i voucher e l'articolo 1 della Costituzione, l'Italia è fondata sul lavoro, o l'articolo 36, il diritto a una retribuzione dignitosa, no, o l'articolo 3, il diritto all'avere eguaglianza sociale, non stanno assieme. E tra la Costituzione e il mercato io scelgo la Costituzione. Ed è per questo che vogliono cambiarla, vogliono togliere gli ultimi paletti, vogliono una Costituzione serva dei mercati, vogliono una Costituzione che serva a dire non c'è tempo, bisogna liquidare la società democratica Italia e trasformarla in una bella società per azioni di multinazionali. Se percorriamo i 47 articoli, vediamo punto per punto, troviamo intrigo per intrigo, le clausole scritte e non scritte, quelle sospirate, le virgole eccetera, che portano a un potere autoritario che è solo obbediente
alle multinazionali. Ma se vogliamo avere un'ultima verifica, pensiamo almeno all'ultima dichiarazione di voto. L'ultima dichiarazione di voto per il sì l'ha fatta il ministro delle finanze tedesco Schäuble. Lui due giorni fa ha detto: italiani, e mi fermo qui, abbiamo sentito prima, però sentire un tedesco, un ministro tedesco che minaccia gli italiani, a me, lasciatemelo dire, dà ancora fastidio. Ecco, ha detto: italiani, guai a voi se sbagliate a votare e non votate sì, perché questa riforma della Costituzione serve all'Europa, serve alle politiche di riforma. Voglio ricordare che questo ministro Schäuble è quello che ha affamato la Grecia, quello che ha chiesto le isole in pegno, non il Partenone perché lo volevano i finlandesi, quello che si è comprato gli aeroporti, quello che ha portato attraverso l'Unione, il Fondo Monetario Internazionale e la Troica un paese democratico indietro di 50 anni. E questo vuole oggi che noi cancelliamo la nostra Costituzione. Allora non giriamoci intorno, ci vuole un no dignitoso e di coraggio contro chi vuol distruggere la nostra Costituzione. E se ci dicono che i mercati non vogliono, deve essere no due volte, perché dobbiamo dare anche ai mercati il segno che la democrazia non va sul mercato e non si vende. Grazie a Giorgio Grimaschi. E adesso, a grande richiesta, Meo e i Mix Circus. Ciao Brescia! Erano anni che sognavo di farlo.